Ben ritrovati. Oggi voglio farvi vedere come preparo la torta di mele, la mia torta di mele, perché ognuno poi ha la sua e la fa a modo suo. Io la faccio con il caramello e la frutta secca e le mele le rimetto nell'impasto. Adesso vi dico gli ingredienti per fare il caramello prima di tutto. 30 g di burro, 100 g di zucchero e 100 g di frutta secca mista, nocciole, noci e mandorle, che poi andrò a frullare. Mentre per fare la torta di mele metto 3 uova, 2 mele, 150 g di latte, una bustina, eccola qua, 100 g di olio di semi di girasole, 350 g di farina e lo zucchero sono 250 g perché siccome ne metto 100 g per fare il caramello, ne metto di meno nell'impasto. Perfetto, e adesso per prima cosa andiamo a fare il caramello. Allora, la teglia è di 26 cm. Adesso metto lo zucchero e lo vado a mettere sul fuoco che ho già acceso. Questa è la frutta secca e vado a frullare. Vedete come si sta trasformando? Io intanto vi faccio vedere la frutta secca che l'ho ridotta in briciole grosse. Vedete, adesso si caramella, c'è già un buon profumo nell'aria, che mi dispiace che non si possono sentire i profumi. Ecco amici, il caramello è pronto. Io adesso metto la frutta secca. C'è chi gliela mette nell'impasto la frutta secca, a me invece piace farla così. Ecco. Adesso metto il burro. Ecco, e spengo. Intanto vado a fare la torta. Allora amici, adesso cominciamo a fare la torta. Per prima cosa rompiamo le uova. Ok amici, le uova, eccole qua. E adesso metto lo zucchero. Il trucco di questa torta è tutto nella lavorazione, perché più si lavora e più buona viene. Vedete, è bella bianca. Adesso aggiungo l'olio. Adesso metto il latte, ne metto metà, l'altro lo lascio, lo aggiungo dopo. E comincio a mettere la farina. E ci metto anche il lievito.
Il lievito passatelo sempre al setaccio perché ci sono sempre dei grumi, oppure lo potete sciogliere nel latte, come preferite. Io uso tutti e due i metodi. Aggiungo l'ultimo latte e l'ultima farina. E adesso vado a sbucciare le mele e gliele amalgamo ben bene dentro. Guardate che bell'impasto. E adesso taglio le mele a pezzettini. Ricordatevi che le mele sono due. Il mio forno è già acceso, io la faccio nel forno piccolino perché cuoce bene. L'ho messa a 170 gradi per 35 minuti. Le mele sono dentro. Allora, amici, io apro il forno e vediamo se la torta è cotta. Secchino. Asciutto. E adesso andiamo a vedere. Allora, amici, vediamo. Si sente un buon profumo di nocciole, di mandorle e di noci. Andiamo a vedere com'è venuta. Wow! Amici, questa è la mia torta alle mele con la frutta secca caramellata. Ok amici, io vi ringrazio, vi saluto di vero cuore, vi abbraccio virtualmente tutti e vi aspetto per i prossimi video. Ciao amici, ciao a tutti!